Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tantissimi i prodotti marchiati EZ-Viz che ho portato qua sul canale. Ho portato videocamere di sorveglianza, videocitofoni, spioncini, telecamere interne, cioè veramente ho portato ogni tipo di accessorio per sicurezza domestica marchiato EZ-Viz. Il marchio EZ-Viz, per chi non lo sapesse, è un marchio molto rinomato nel campo della sicurezza domestica, perché comunque ci dà una qualità alta a prezzi secondo me ancora abbastanza accessibili. Sicuramente non è più il marchio low cost con cui erano partiti, ma avendo aumentato molto il livello qualitativo i prezzi sono, diciamo, un pochino aumentati rispetto ai prodotti molto low cost come erano dati all'inizio. Però rimane sicuramente un marchio che ha un rapporto qualità prezzo secondo me davvero interessante, perché la qualità dei materiali, dei componenti utilizzati da EZ-Viz secondo me sono davvero tanta roba. E poi comunque fanno prodotti personalizzati, nel senso che sono prodotti suoi, mentre magari con altri marchi siamo abituati a vedere gli stessi prodotti camuffati sotto certi aspetti estetici, ma sono gli stessi prodotti distribuiti da marchi diversi, ma che alla fine magari il prodotto è un po' sempre lo stesso. Qua invece EZ-Viz ha qualcosa di diverso, appunto, è qualcosa di unico che solo loro hanno per quanto riguarda la produzione dei loro prodotti. Allora, io del marchio EZ-Viz, come vi ho detto, ho portato veramente di tutto. L'ultimo prodotto che ho portato è il sistema di allarme. Vi lascio qua sopra nelle schede il video che ho fatto nel caso siate interessati al sistema di allarme per quanto riguarda sensori di movimento, sensori di apertura, porte e finestre. Ma in tutte, appunto, le mie recensioni non avevo mai portato una telecamera 4G EZ-Viz, e quella che andremo a vedere oggi è lei, la Smart Home EB8 4G. Di lei avevo portato la versione che si chiama CB8, che è praticamente identica ma non è 4G, quindi quell'altra versione ha bisogno del wifi, quindi di una rete domestica, mentre lei è totalmente indipendente. Basta inserire una sim 4G e lei è pronta a funzionare. La versione CB8, che consiglio vivamente perché è una telecamera di sorveglianza veramente incredibile, ce l'ho tuttora installata sul mio terrazzo. Infatti, se entro nella mia applicazione EZ-Viz, vedete che ho tutte le mie videocamere di sorveglianza e ho la telecamera a terrazzo. Quindi se io entro in questo aspetto della, appunto, quello che è l'applicazione EZ-Viz, vedete che ho la videocamera attiva, perché è veramente una telecamera pazzesca. Quindi ragazzi, questa videocamera, come abbiamo detto, è la stessa versione però 4G. Però prima di andarla a vedere un po' più nel dettaglio e di vedere il suo comportamento e le sue funzioni per quanto riguarda, appunto, le opzioni di configurazione, direi di fare un veloce unboxing. Per prima cosa troviamo tutti i manuali di istruzione con anche la lingua italiana, dove abbiamo anche proprio le figure, le immagini per andare ad inserire la micro SIM e soprattutto andare a configurare la videocamera di sorveglianza. E poi troviamo subito lei, la EB8 4G. Si capisce subito dai materiali, dalle dimensioni, la qualità costruttiva di questa videocamera 4G, che è veramente molto ben realizzata. Ed infine troviamo un cavetto di ricarica USB, USB Type-C. Troviamo i Fisher se dobbiamo andare a fissare la staffa ad una parete. Ed infine troviamo un sacchettino con all'interno gli adattatori per andare a mettere la micro SIM dentro nella videocamera ed una dima per forare il muro. Ed eccola qua la nostra EB8 4G, videocamera di sorveglianza, come abbiamo detto, totalmente autonoma, perché comunque non ha bisogno né di alimentazione, perché lei è dotata di una batteria da addirittura 10.400 mAh, che può arrivare a dargli un'autonomia fino a 210 giorni. Ovviamente questa autonomia è utilizzandola in modalità risparmio energetico. Questo periodo così lungo è dato anche dalle volte che ci connettiamo per vedere le live direttamente da lei, però in modalità risparmio energetico può arrivare fino a 210 giorni. Poi se volessimo avere la batteria sempre carica, basterà andare a collegare il pannellino solare, che è optional, che si può utilizzare in tutte le telecamere EZ-Viz, che andremo a collegare alla presa Type-C della videocamera di sorveglianza, che si trova qua sotto, e continueremo a mantenere la batteria carica con la luce solare. Quindi una delle sue caratteristiche l'abbiamo appena vista, è la batteria, che sicuramente è tanta roba. E poi abbiamo la possibilità di inserire qua sotto
andando a svitare le due viti che tengono un piccolo sportellino, la micro SIM. Questa micro SIM che dovremo ovviamente mettere noi, una micro SIM dati, ovviamente lei non consuma tanti dati quando è in modalità rilevamento o invio notifica. La maggior parte dei dati vengono utilizzati quando la stiamo utilizzando per vedere in live cosa lei sta inquadrando. Quindi se dovessimo vedere in maniera continua e spesso la live di quello che lei sta vedendo, allora a quel punto consumeremo tanti dati. E poi all'interno sempre di questo sportellino potremo andare ad inserire anche una micro SD. Lei supporta micro SD fino a 512, mentre la versione Wi-Fi lo supportava fino a 256. Questa è un'altra piccola differenza, quindi qua possiamo inserire micro SD più capienti. Poi invece per quanto riguarda la telecamera e l'obiettivo, rimane uguale appunto alla versione Wi-Fi. Abbiamo una risoluzione fino a 2K, lei registra utilizzando il codec H265, quindi mantenendo qualità ma comprimendo quello che sono le dimensioni dei video. Abbiamo la possibilità di visione notturna sia ad infrarossi che a colori, perché comunque lei con questi LED qua sotto, che sono davvero molto molto potenti, ci dà la possibilità di vedere a colori e di illuminare appunto l'area quando viene rilevato un movimento, quando vogliamo noi attivare appunto l'illuminazione, perché comunque è davvero molto forte. E questi LED vengono anche utilizzati appunto dalla videocamera di sorveglianza. Se andiamo ad attivare questa funzione nelle opzioni, come vedremo dopo, la possibilità di segnalazione, nel senso che quando un movimento è stato rilevato, questi LED lampeggeranno, e lampeggiano davvero molto forte, fanno capire comunque al malintenzionato o all'intruso che è stato avvistato. Un'altra delle sue caratteristiche ovviamente è l'impermeabilità. Lei è totalmente impermeabile, quindi può stare tranquillamente direttamente sotto la pioggia, sotto le intemperie, senza nessun problema. La sua copertura per quanto riguarda la rotazione è quasi di 360 gradi, ci andiamo molto vicino, perché comunque lei è in grado appunto di avere questo movimento davvero molto molto ampio. Si avvicina ai 360 gradi, manca davvero un pelino arrivare a 360 gradi. Abbiamo l'inclinazione della videocamera verso il basso di 90 gradi, quindi una copertura davvero molto molto ampia. Poi è molto silenziosa, anche se è una telecamera molto importante per le dimensioni. Per quanto riguarda quello che è il suo supporto da fissare, è questa staffa di plastica che potremo fissare sia in questa maniera che a soffitto, e poi vedete che con un clack la andiamo a sganciare e così la andiamo a rifissare. A questo punto direi che abbiamo visto le sue caratteristiche principali, e come ultima caratteristica lei è dotata anche di GPS. Una caratteristica che io faccio fatica comunque a dargli una funzione logica, però lei è dotata di GPS perché secondo ZViz queste camere di sorveglianza, che sono totalmente autonome, possono essere installate magari in un bosco. Se uno ha un bosco di proprietà, potrebbe andare ad installare, che ne so, una videocamera di sorveglianza di questo tipo, quindi perdere la cognizione di dove l'ha installata, perché magari ne installa più di una, quindi perde l'orientamento di dove sono installate quando magari deve andare a caricare le batterie piuttosto che andare a fargli della manutenzione o queste cose. Quindi con la funzione GPS integrata nella videocamera di sorveglianza, poi tramite l'applicazione ZViz potrà andare in maniera molto precisa nella posizione in cui è stata posizionata la videocamera di sorveglianza. Quindi detto tutto questo, che sono le sue caratteristiche principali, direi a questo punto di analizzare da vicino l'applicazione che ci permette appunto di comandare, gestire e configurare lei la telecamera EB8 4G di ZViz. Allora, per quanto riguarda l'andare a associare la videocamera all'applicazione, è davvero molto semplice, sono pochissimi passaggi. Basta andare a cliccare il più in alto a destra, andare a scansionare il QR code che troviamo qua sotto, seguire i semplici passaggi successivi e abbiamo configurato la videocamera di sorveglianza. Anche perché lei, non avendo il Wi-Fi, non c'è neanche il passaggio di andare ad abbinare la videocamera di sorveglianza con il Wi-Fi della nostra rete domestica, quindi è veramente molto molto semplice andare ad associare queste videocamere di sorveglianza. Poi tramite l'applicazione ZViz potremo comandare e gestire tutto l'ecosistema ZViz, appunto dalle videocamere ai campanelli, agli spioncini, a quello che sono i sistemi di
allarme con i sensori, cioè veramente un mondo ampio, tutto gestito da un'unica applicazione, è davvero molto molto comodo. Infatti vedete io qua quante cose ho di EZ-Viz configurate nella mia applicazione. Allora, come vedete, lei lo chiamate B8 camera 4G, se ci clicco sopra lei si connette, si vedono le mie mani. Allora, a questo punto basterà andare a cliccare, allora a questo punto vado a togliere l'audio, perché comunque avete sentito, perché lei ha un audio bidirezionale, quindi potremmo sentire quello che entra dalla videocamera. Infatti sentivate, nello smartphone usciva quello che era l'audio che lei riceveva, ovviamente era lo stesso perché ero qua, comunque l'audio entra da lei ed esce dallo smartphone, stessa cosa al contrario, parlando dentro allo smartphone faremo uscire l'audio dalla videocamera di sorveglianza. Quindi abbiamo un audio bidirezionale, come abbiamo detto, cliccando in alto l'esagonino entriamo nelle impostazioni, qua potremmo dare il nome alla videocamera, poi qua potremmo scegliere la modalità di prestazioni e consumo, poi abbiamo rilevamento intelligente, qua potremmo scegliere il tipo di rilevamento, quindi potremmo fare rilevamento figura umana, quindi lei rileverà solo figure umane, non rileverà animali, non rileverà macchine, non rileverà cose che si muovono che non siano figure umane. Se invece vado a fare rilevamento PIR, allora a quel punto rileva qualsiasi cosa lei si muova. Sensibilità di rilevamento, qua potremo andare a regolare la sensibilità, in più con il test, vedete, andando a regolare lo slide qua sotto, potremo andare a regolare appunto la sensibilità e capire quanto vogliamo sia sensibile il sensore di rilevamento in base appunto all'area che vogliamo venga rilevato. Poi abbiamo zona di rilevamento, questa cosa è importante se non vogliamo che alcune parti di quello che lei andrà ad inquadrare vengano rilevate, quindi alcune aree potremo andare col dito, come vedete, a cancellare una determinata area, allora in quell'area lei non farà nessun rilevamento di movimento, anche se dovesse arrivare qualche movimento da lì, ma se quell'area noi non vogliamo sia rilevata potremo andare a appunto limitarlo. Poi abbiamo notifiche, questo ovviamente è molto importante perché abbiamo la notifica che ci arriva nello smartphone. Allora, come vedete, abbiamo notifiche audio, quindi qua potremo avere avvisi sonori, modalità audio, suono personalizzato, quindi tutto quello che esce dalla videocamera di sorveglianza a livello sonoro, perché comunque l'avviso lei può darcelo anche vocalmente, perché lei parla molto, ve lo dico, anche in fase di configurazione, cioè lei parla molto, parla in inglese, ma parla davvero molto e anche in maniera molto chiara. Potremmo andare a fare anche un suono personalizzato, quindi abbiamo molta libertà di configurazione per quanto riguarda l'audio. Abbiamo notifica luce, notifica luce cosa vuol dire? Che andando appunto ad attivare questa funzione, quando, ecco, vedete che lei adesso si è accesa, questo è quello che vi dicevo, viene una segnalazione anche per quanto riguarda appunto la luminosità data da questi LED, quindi quando loro flashano vuol dire che è stato rilevato un movimento, in questo caso io. Ovviamente adesso lo vado a disattivare, se no continua a flashearmi. Poi abbiamo ricevi i messaggi del dispositivo, questo è importante perché andandolo ad attivare farà arrivare nel dispositivo delle notifiche. Poi abbiamo pianificazione notifiche, importante se vogliamo che in determinati orari, infatti vedete andando a cliccare qua giorni e ore, potremo andare a dirgli se vogliamo ricevere o meno le notifiche, quindi determinate ore e in determinati giorni potremmo non ricevere notifiche anche se lei ha visto un movimento, soprattutto se sappiamo che in quegli orari siamo noi il movimento che lei rileva. Abbiamo la possibilità di andare a attivare o meno la registrazione audio in quello che è appunto la registrazione fatta dalla videocamera di sorveglianza, quindi potremmo avere sia le registrazioni audio che non. Poi abbiamo messaggi vocali del dispositivo, come ho detto lei parla davvero molto, ma potremmo andare a disattivarli, quindi lei non parlerà più. Poi torniamo indietro, abbiamo impostazioni immagine, qua potremmo andare appunto a decidere anche lo stile, cioè la tipologia di immagine, adesso originale, se no abbiamo morbido, quindi cambia appunto la tonalità dei colori, posso fare vivace, quindi avere dei colori molto più diciamo spinti. Poi abbiamo visione notturna a colori, qua appunto come vi ho detto lei è in grado di avere la visione notturna a colori. Poi abbiamo visione notturna in bianco e nero, appunto usando gli infrarossi, quindi vedremo in bianco e nero, anche se è da
davvero buio pesto, lei con gli infrarossi ci farà vedere senza andare ad accendere i LED, quindi quello che è l'intruso o la persona che lei ha rilevato non si accorgerà che la telecamera l'ha vista, perché non andrà a accendere ovviamente i LED luminosi che abbiamo visto prima. Poi abbiamo impostazione luci per andare ad attivare o disattivare i LED di segnalazione che abbiamo nella videocamera. Vedete che adesso c'è un LED blu acceso. Se proprio non vogliamo avere nessuna luce accesa, basterà andare al piccolo pulsantino e vedete che non abbiamo più neanche il LED blu. Se io lo vado a riattivare, adesso vedrete che riappare il LED blu ed eccolo qua. Allora, anche questo l'abbiamo visto, impostazioni PTZ. Ovviamente questa è la parte, quella del movimento della videocamera, essendo appunto una videocamera che è in grado di ruotare quasi a 360 gradi, può tenere inquadrato un soggetto praticamente dappertutto. Monitoraggio persona, cosa vuol dire? Che andandola ad abilitare, lei seguirà il soggetto come una sorta di active track, quindi una volta trovata la figura umana, lei tenterà sempre di tenerla inquadrata. Poi abbiamo calibrazione della posizione PTZ, dove potremo andare a calibrare appunto la posizione iniziale della videocamera di sorveglianza. Poi abbiamo la batteria, qua abbiamo quanta percentuale di batteria abbiamo disponibile, e poi abbiamo infine posizione dispositivo. Come vi ho detto, in questa funzione andremo a geolocalizzare il dispositivo. Qua abbiamo il cloud, prova gratuita, nel senso che lei ha una micro SD, come abbiamo detto che è possibile inserirgli, ovviamente non è inclusa in confezione, dobbiamo mettercela noi, o utilizzare un cloud dove veramente abbiamo illimitato tutto quello che lei registra, però c'è una prova gratuita ma poi è a pagamento, infatti abbiamo varie possibilità, poi uno decide cosa utilizzare o meno, se il cloud o utilizzare solo la micro SD. Ovviamente cambia anche la lunghezza dei video che potremmo fare tra il cloud e la micro SD. Poi abbiamo gestione archivi SD, vedete qua abbiamo archivio cloud, dove potremo attivare, come vi ho detto, la prova gratuita, o scheda di memoria. In questo caso vedete qua la potremo formattare e avremo a disposizione appunto la scheda di memoria, dove vedremo registrati tutto quello che lei registra quando c'è un movimento. Dopodiché abbiamo la possibilità, andando a cliccare sotto in basso, vedete, di mettere in pausa il video, di andare a fermare quello che è l'audio come abbiamo visto prima, di andare a cliccare sul pulsantino per andare a muovere quello che è la telecamera. Sentite com'è silenziosa? Cioè veramente silenziosissima. Infatti sono stato zitto apposta, perché ragazzi il microfono è qua e non si sente andare. Sotto possiamo scattare una foto cliccandoci sopra, abbiamo fatto una foto, quindi abbiamo deciso noi di fare una foto. Potremmo fare registra, quindi far partire un video di registrazione, lo faremo noi in manuale, quindi siamo noi a far partire il video indipendentemente che lei abbia rilevato o meno un movimento. Poi abbiamo, come abbiamo visto, PTZ per andare a muovere la videocamera. Poi abbiamo chiamata in corso, andrò ad attivare il microfono, sentite che esce l'audio. Ok, vado a interrompere perché non si capisce più niente, perché ovviamente è tutto qua, però parlando nel telefono esce l'audio dalla videocamera. Poi abbiamo definizione, qua abbiamo la tipologia di qualità della live, nel senso che possiamo decidere se vedere una live in qualità alta, quindi altissima risoluzione, in full HD o in definizione media, quindi potremo noi decidere in base appunto alla qualità della rete e dei dati che vogliamo consumare, quindi in base a quello potremo decidere che tipo di risoluzione avere nel ritorno video che abbiamo nella live. E poi abbiamo allarme che, ok, fa partire una sirena veramente molto forte, siamo noi in manuale a farla partire, oltre ovviamente che potrei fare tutto questo con il rilevamento di movimento, che in cui lei farà partire sia la sirena che le luci e tutto quello che vogliamo, quindi veramente tanta roba. E poi come ultima cosa la possibilità, che secondo me è una cosa interessante, di condividere cliccando sulla frecciolina che abbiamo in alto, condividere
quello che è la possibilità di ricevere notifiche anche ad un familiare, a un amico, a un parente, cioè potranno ricevere le notifiche che noi gli autorizziamo ad avere, quindi non saremo solo noi a ricevere notifiche, gli avvisi di movimento o di allerta, ma anche un familiare potrà ricevere appunto quello che è la notifica. E questo è importante perché ovviamente magari noi in quel momento non abbiamo lì lo smartphone o siamo impossibilitati nell'utilizzarlo, quindi sarà qualcun altro a ricevere la notifica. Quindi questo è veramente tutto quello che è in grado di fare, e guardate comunque la qualità della videocamera di sorveglianza per quanto riguarda la risoluzione, cioè veramente ha una risoluzione davvero molto molto alta. Ovviamente una delle caratteristiche principali di queste videocamere di sorveglianza è la qualità delle videocamere, cioè veramente hanno una qualità molto molto alta per quanto riguarda proprio la risoluzione, il ritorno video che abbiamo in live, cioè veramente abbiamo una qualità pazzesca, che come vi ho detto è ZVizio, un marchio che non rientra più secondo me in quelli proprio low cost, ma è un pochino salito di qualità, quindi anche i prezzi ovviamente di conseguenza, come vedremo tra poco, sono saliti abbastanza rapportati a quello che è la qualità. Allora, per quanto riguarda appunto il prezzo, come vi stavo dicendo un secondo fa, parliamo di una videocamera di sorveglianza che su Amazon è venduta a 246 euro. Poi spesso ci sono i coupon sconto da applicare che Amazon ci fa applicare e il prezzo scende drasticamente, è arrivata addirittura anche col 50%, e l'avevo pubblicata nel mio canale Telegram offerte perché la scontata è del 50%, il prezzo era davvero incredibile per un prodotto di questo tipo. A prezzo pieno sicuramente è un po' costosina, bisogna dirlo, uno dei suoi punti di forza non è sicuramente il prezzo, però la qualità qua è davvero tanta tanta roba, avete sentito come si muove con una silenziosità incredibile, e la qualità dell'obiettivo è davvero tanta roba, anche il ritorno video è davvero pazzesco, è una qualità che devo dire che si paga, anche la batteria 10.400 mAh, un'autonomia davvero pazzesca anche quella. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo prodotto della ZVizio, la telecamera EB8 4G, vi è piaciuta, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler anche di lei, erano arrivati dei spoiler, sempre si va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia, anche direi come vi ho detto poco fa avevo pubblicato un bello sconto del 50% che Amazon ci dava la possibilità di inserire in pagina d'acquisto, quindi seguitemi sul mio canale Telegram offerte, vi invito a seguirmi anche sul mio canale Telegram usati poco da un nerd e mezzo, perché anche lì tanti prodotti che recensisco poi li metto lì in vendita perché non posso tenerli tutti o utilizzarli tutti. Quindi li potrete acquistare a prezzi veramente molto molto vantaggiosi, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.